Pompei, come tutti sappiamo, è iscritta nel patrimonio, nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, in quanto rappresenta un'immagine vivida di una città che si è cristallizzata in un momento, che era quello dell'eruzione. Quindi ci offre la particolare possibilità di conoscere la vita di una città, le case con gli arredi, con le pitture, con tutte le suppellettili. Certamente è un luogo difficile perché in molti casi le rovine non rendono immediatamente l'idea della città antica, però è un luogo particolarmente interessante perché può essere vista sotto tanti aspetti diversi, gli aspetti della vita civile, gli aspetti della vita privata, gli aspetti della vita religiosa, quindi offre anche al passante più frettoloso, quello delle grandi gite, i gruppi organizzati, offre anche a tutti la possibilità di comprendere qual era la vita nel mondo antico e soprattutto offre un'immagine vivissima di quella che è stata una tragedia. Questa città, e voi avete visto, è immersa in una campagna splendida, con un verde rigoglioso. Qui siamo nella campagna Felix, che è nota dalle fonti antiche per essere ricca. E ha ricoperto queste rovine con un manto, una vegetazione lussureggiante, come avete visto. Quindi dà l'idea di come la natura anche si è riappropriata di questi luoghi e come questa grande tragedia sia stata anche coperta da un paesaggio ameno. La vita in una città romana si svolgeva fondamentalmente in pubblico, era una vita pubblica, quindi la città era ricca di botteghe, soprattutto concentrate sul foro, di taverne, di forni, di botteghe di qualsiasi genere. E diciamo che le attività che si svolgevano sono quelle poi di una città normale, ancora oggi i fornai, i vinai, i fast food, possiamo chiamarli, i produttori di salse, i tintori, ci sono anche le fulloniche, i lavoratori della lana e quindi queste attività che magari nella città moderna, queste attività di concerie, tintorie, nella città moderna sono esterne alla città, qui in alcuni casi erano all'interno della città. Quindi questo dà l'idea di come doveva essere anche dal punto di vista del sentore, dell'olfatto, la vita di una città antica. Era un centro commerciale, diciamo, un grande centro commerciale che svolgeva traffici tra l'entroterra e il bacino del Mediterraneo. Mercatores pompeiani erano presenti anche al di fuori della campagna. Mercatores italici erano presenti per esempio a Delo, in Grecia, che era un grande centro, una sorta di Porto Franco.